Bentrovati in questo nuovo episodio di Salite da Incubo. Oggi ci troviamo a Sappada, nel cuore delle Dolomiti, tra il Cadore ed il Friuli. Andremo a scoprire una salita famosa, Cima Sappada, e ci porterà alle sorgenti del Piave. In mia compagnia Manuel, il sindaco di Sappada. Ciao Manuel! Vi do il benvenuto a Sappada Plon. Sappada Plon è un'isola etnico-linguistica unica nel suo genere, è un bagaglio di identità culturali e storiche uniche. C'è questo rapporto con la natura ancora incontaminato, quindi una montagna autentica tutta da scoprire. Sappada, 1300 abitanti circa, ha dato i natali a ben 10 campioni olimpici, quindi è una media altissima. La nostra compagnia oggi pedalerà un campione olimpico, Silvio Fauner, e pedalerà anche con noi Emiliano Cantagallo, amico di Salite da Incubo e profondo conoscitore del territorio. La nostra salita, Silvio, prevederà un'ascesa di circa 9 km, Cima Sappada, 1290 metri di quota, rifugio Sorgenti del Piave, 1830 metri. Saremo all'ombra del Monte Peralba. Ti vediamo con la e-bike, con questa qui non avrai problemi. La cosa bella è riuscire a salire con questi nuovi mezzi, come in questo momento sto facendo io, per dare la possibilità a tutti quanti di percorrere questi tratti, di divertirsi, di arrivare in cima senza una gran fatica. A questo punto direi di partire. Andiamo, andiamo. Caro Silvio, dal centro nevralgico di Sappada, punto della nostra partenza, abbiamo raggiunto Cima Sappada, 1290 metri di quota. Da qui si inerpica la vera nostra salita, la vera nostra scalata. E questo è stato un po' negli anni scenario dei tuoi allenamenti, immagino. Sì, sicuramente. Nei miei anni, ma ancora adesso, gli attuali atleti, da Lisa Vitozzi e tutti i giovani che seguono, prendono proprio questa salita come allenamento, come test, sia con le schirolle e il mountain bike o bici a strada. Una salita che può trarre in inganno. Mai più traditrice di questa salita che io faccio almeno una volta a settimana, portando dei turisti qua. Scenario unico. Ecco, se vedi adesso sta spianando, ma fra un po' arrivano delle pettate, come si dice in gergo, del 18-19. 20%. E proprio questo è l'aspetto più bello di questa scalata, proprio questo è l'aspetto che appaga di più anche l'occhio. A 1500 metri di quota si incontra un tratto dove si può respirare. Salita fatta a scale, salita a gradoni. E qui è un secondo tratto dove possiamo rifiatare, possiamo approfittare proprio per rivivere insieme a Silvio Fauner ciò che innegabilmente ci ha fatto sognare tutti. Il tuo sprint, Lillehammer 94, oro olimpico, ancora oggi è un'emozione. Sì, ancora oggi è un'emozione anche per me, anche per quelli che mi fermano per strada e mi chiedono di raccontare quegli ultimi 500 metri di quella volata, che poi tutti quanti si ricordano la mia volata, però una gara in staffetta, quindi l'abbiamo fatta in quattro, l'abbiamo vinta in quattro. E pensate che di quattro atleti la metà erano di Sappada, quindi... A un certo punto ci siamo fermati proprio a 500 metri dal traguardo, ci siamo fermati, ci siamo guardati, vai te, un po' come succede nel ciclismo, vai te, vado io. Ricordiamo chi era quell'altro oltre a te. Quell'altro era Bjorn Daly, uno che in quella edizione ha vinto tre medaglie olimpiche. In quella volata là l'ho stravolta completamente, perché nell'ultima salita, quando ci siamo fermati, ci siamo guardati negli occhi, in quel momento ho visto la sua paura di non essere riuscito a staccarmi. Lì la mia gara non l'ho vinta negli ultimi 100 metri, ma l'ho vinta in quel momento là. Ti faccio una domanda un po' così, un po' diciamo stuzzicante, ma qual è il segreto di Sappada per sfornare continuamente talenti di questo genere? Sappada è una cultura sportiva, soprattutto per gli sport invernali, molto importante. Ha dei club che lavorano sul territorio, dall'associazione Camosci, allo Ski Club Sappada, che fanno un grandissimo lavoro, ma con passione, e questo credo sia
il segreto sportivo di Sepada. Nel frattempo la salita si sta inerpicando al 12%, quindi stiamo affrontando un tratto molto impegnativo. Aumenta l'altitudine, aumenta anche la difficoltà. Sepada da 3 anni a questa è stato inserito nei borghi più belli d'Italia. Un anno e mezzo fa è la prima località in Italia con la certificazione di comunità sostenibile. Modalità stambecco attivata, 15% a salire, non a scendere. 19 qua. Momento sicuramente più impegnativo di tutta la salita. Pendenze che arrivano al 18-19%. È vero che manca poco, perché siamo a circa 2 km dalla vetta e all'incirca siamo a 150 metri di dislivello dalla fine. Emiliano, tu di cicloturismo sei il guru, se così si può dire. Qui sicuramente il cicloturismo trova pane per i suoi denti, trova uno scenario unico. Beh, proprio in questa curva precisa, dove l'hai detto, ti va ad aprire uno dei punti più belli davanti ai nostri occhi, il Peralba sulla destra. E questa strada che sembra descriverci la via per andare in paradiso. Intanto noi stiamo giungendo verso la fine della salita, spettacolo scenico da una parte, ma mi dicono anche spettacolo enogastronomico. Ah, qui si mangia bene, si beve bene, gente straordinariamente ospitale. Silvio, ci siamo giunti qua in cima alle sorgenti del Piave, 1830 metri di questo splendore. Il Giro d'Italia a Sepada è giunto in due occasioni particolari. L'ultima nel 2018, che proprio a Sepada Simon Yates è giunto solitario in maglia rosa, ma quella che ha fatto più scalpore, quella che è rimasta nel cuore degli appassionati di ciclismo, è l'edizione del 1987. Il golpe, perché lì si trattò veramente di un golpe, all'interno del team Carrera, la diatriba tra Roberto Visentini, che si giocava il Giro d'Italia, e Stefan Roche, che poi quel Giro d'Italia se l'è aggiudicato. Una terza edizione quassù alle sorgenti del Piave sarebbe qualcosa che, per noi appassionati di ciclismo, sarebbe qualcosa di fantastico. Sì. Arrivati! Eccoci qua al nostro fianco, il rifugio delle sorgenti del Piave, ma soprattutto la vera sorgente del Piave, lo specchio d'acqua che dà proprio l'inizio di questo fiume che ha segnato la storia per tanti, tantissimi aspetti culturali della nostra nazione. Silvio. Sì, arrivare qui dà sempre quell'emozione, perché ripensare a quello che è stato lo scenario che è stato 100 anni fa, purtroppo con tutti i morti che ci sono stati in questo scenario, crea sempre quel nodo in gola, quell'emozione, ed è giusto ricordarlo. Monica, si può dire, dalle medaglie olimpiche all'enogastronomia si è sempre al top. Sempre al top, sempre terra di campioni. Sempre terra di campioni, sempre terra con uno scenario fantastico, uno scenario unico, meraviglioso. Siamo in Friuli Venezia Giulia, benvenuti a Sepada.